Buongiorno a tutti amici del Garagino, oggi sono ad Agerola per un giro in Costiera Amalfitana ma anche per portarvi nel garage mascolo a vedere il mondo delle corse nel sud d'Italia per un'intervista con Angelo Mascolo, con il figlio Andrea, anche appassionato di corse ma scooter e non auto, e per guardare da vicino la loro macchina. Questa è la Costiera Amalfitana ed è una delle strade più belle d'Italia. È anche una strada su cui è divertentissimo guidare. È piena di curve, curve devo dirvi strette con angoli ciechi, però è uno spettacolo. Da qui si arriva a vedere Positano e poi in fondo anche Carri con i suoi faraglioni. Fermi al Bar del Sole, questa è la nostra sosta ristoro e non siamo atleti che possono resistere troppo a lungo senza mangiare o senza una bella granita con i limoni della costiera. E Maronna. siamo raggiunti da Mario il Cinghiale. La squadra di Mario è la Divina Costiera ed è sponsorizzata dalle cantine Marisa Cuomo, grandi produttori di vino. Questo significa che zio Mario, prima di prendere la bicicletta, beve assai. Anche la Ferrari è impotente contro il traffico. I miei amici ciclisti sono molto appassionati di auto, ma comunque mi hanno fatto un rimprovero, hanno detto che io ho fatto la ripresa all'automobile e non alla bella ragazza che c'era dentro. C'era la classica coppia della Costiera Amalfitana, vecchio coi soldi e donna giovane e buona con il ritocchino. Questa è Conca dei Marini. Qui Vincenzo raccomanda la pesca dei totani. Abbiamo un altro gruppo di ciclisti da Castellammare, no, di il Campobasso. giro della costiera, ma sono di Campobasso, per carità. Viva il Molise, vieni a pedalare nel Molise. È arrivato Mario! Siamo arrivati a casa Mascolo. Questo è un cliente casuale che è entrato nel ristorante. Per farvi capire la passione che c'è ad Agerola per i motori, andiamo a guardare la giacca del signore e abbiamo detto tutto. Procediamo per gradi, abbiamo parlato un po' delle biciclette, adesso parliamo con Andrea. Andrea, quanti anni hai? Ciao, 22 anni. Ok, sei un appassionato di corse motori? Ok, Sì, molto, è una passione di famiglia. secondo te è importante il rapporto peso-potenza? Diciamo, dipende da quanti cavalli uno scooter o una macchina ha, dipende dal mio tipo di sport. Lo scooter, il rapporto peso-potenza conta molto perché i cavalli sono pochi. Quindi meno sono i cavalli, più è importante la leggerezza, il Sì. peso. Allora, spiego che Andrea l'anno scorso era più massiccio. Andrea è più alto di me, sarà 1,82 più o meno. Sì. E quindi pesava abbastanza perché lavora in un ristorante e giustamente, come tutti Si noi, mangia mangia, si bene. mangia bene. Quest'anno che cosa hai cercato di fare? Ho cercato di. Prima cosa ho perso 22 kg, che prima ero quasi un quintale, e ho trovato già miglioramenti Significativi, chiaramente. significativi. Gli altri scooteristi quanto pesano? Gli altri scooteristi pesano 68-67 kg. Quindi tu non hai proprio il fisico ideale. No, però siamo già arrivati a 78 Solo 10 kg più di loro. 10 kg più di loro e cerchiamo di dare un po' più di gas, di usare un pochino più di cervello. Con quale scooter gareggi?
Io gareggio con lo scooter Malossi e faccio i trofei Malossi, che è un campionato mondiale italiano, un campionato del mondo, diciamo. Qual è la cilindrata? Allora, si possono fare varie categorie, la 70 e la 100 cc. Quindi tu gareggi nella? Nella 70. E lo scooter qual è? Voglio dire, con quale modello di scooter si gareggia? Lo Zip SP modello 1996. Ok, quello è lo standard, quindi uno scooter Piaggio. Sì, uno scooter Piaggio. Diciamo qualitativamente lo scooter più usato e più maneggevole per la pista. Raccontaci. Quanto sei migliorato? Diciamo, la mia prima gara ho fatto penultimo. Dopo 2 anni, quest'anno, stavamo nelle regioni, stavamo in mezzo ai primi. Poi una sfortuna, un lungo in una curva, ci ha compromesso un po' la gara, però già siamo a un bel passo. E mi hai spiegato che nel giro di, diciamo, di 2 o 3 giorni di allenamenti continui, tu riuscivi già a migliorare i tempi di quanto a giro? Scendevamo un secondo e mezzo al giorno, però il problema è che il lavoro non ci permette di fare test, di usare lo scooter ogni settimana in pista, perché lì ci vuole molto allenamento. Quindi qual è la differenza tra te e diciamo, qualcuno che si dedica alle gare in maniera professionale? La differenza è che loro, diciamo, hanno molto più tempo, hanno il team più vicino, invece il mio team è lontano, allenamenti li devo fare da solo e devo capire tutte le cose, le devo capire da solo, non ho nessuno dietro che mi sostiene, mi aiuta a capire determinati punti della pista. Stiamo andando dal meccanico del signor Angelo, che è il capostipite di questa famiglia di appassionati di motore, per darvi un'anticipazione sulla macchina. Cioè, stiamo andando a prendere l'ultimo pezzo della scocca della macchina perché in quest'ultimo mese il signor Angelo ha deciso di cambiare la scocca della propria macchina da corsa. Ecco la parte anteriore della scocca della macchina del signor Angelo. Questo è il signor Angelo. Qui c'è un'altra scocca che in officina stanno preparando per un'altra vettura. Questa è l'officina in cui sono stati fatti questi lavori in vetroresina. Vediamo una bella Vespa in fase di ristrutturazione. Vediamo un altro telaio Vespa spogliato. Il signor Angelo mi ha appena spiegato che ci hanno messo 1 mese a fare le scocche della macchina con pazienza, con amore, quindi è un lavoro che loro hanno fatto in maniera artigianale, amatoriale, e il meccanico, il mastone, non ha voluto soldi per questo lavoro perché l'ha fatto per amicizia. Se fosse stato un lavoro pagato, non sarebbero rientrati nei costi né il meccanico per le ore lavorate, né il signor Angelo ci sarebbe mai rientrato con le spese. E nel giro di 1 mese di lavoro sono riusciti a togliere 30 kg dalla scocca della macchina, quindi hanno davvero dimezzato il peso della scocca. La tecnica per fare gli stampi delle scocche in vetroresina è un po' una tecnica mutuata dalla scultura, quindi si fa una stampa, scusatemi, si fa un calco in gesso grossolano che poi viene affinato, reso perfettamente liscio, e da quello, diciamo, si ricava uno stampo per la colata di resina finale. Finalmente siamo arrivati a vedere la vettura, la nostra macchina da corsa. Cominciamo a farvela vedere spogliata e poi la vedremo vestita. Questo è lo scooterino di Andrea, coperto, e, insomma, che pure ha vissuto tante gare, quindi il nostro Zip del 96 motore Malossi. Notiamo i buchi fatti con il trapano, quindi
per avere il massimo passaggio di aria e la minima resistenza aerodinamica. La parte anteriore e la parte di tutta la carrozzeria viene bucherellata. Cosa abbiamo qui? Quattro gomme super soft Avant nuove. Quanto costano queste gomme? Lo possiamo Abbastanza, dire? sì, si può dire in tranquillità. Queste gomme qua praticamente facendo proprio un calcolo mio ci vogliono 1150 euro. Quanto durano? Durano, queste qui posso fare tre gare. Due gare, tre gare, da due a tre gare, Quindi con la diciamo. massima, diciamo, performance. Cioè, su una gara facciamo tre manche, tra cui una è una ricondizione che praticamente non viene cronometrata, viene cronometrata, però non è valida. Cioè quella lì serve solo per vedere la strada, per vedere i pericoli per la strada, eccetera, eccetera, la vettura, come va, queste cose qua. E poi si fanno le altre tre salite cronometrate e logicamente Montiamo le gomme ci buone. vogliono le gomme buone. Perché io appena che ho un'ora libera, eccetera, eccetera, vengo qua nel garage, mi do la mia macchina e mi passo quell'oretta che per me vale tanto. Campionati Quest'anno fai? ho fatto tre gare di campionato italiano, tra cui una, l'ultima è stata Rocca d'Aspite, Salerno, che diciamo ha avuto un ottimo risultato, a parte i problemi, i problemucci, quelle cose lì. Comunque sono stato tra i primi 10 assoluti di tutte le autovetture. Quante autovetture c'erano in gara? Eravamo 110 iscritti, Qual tra era la cui tua classe? la mia classe è E2SS 1000, perché poi c'è 1000, 1004, sempre 2SSP e 1006, tra cui Stiamo io parlando delle cilindrate? cilindrate, sì. Io ho un 1000, propulsore 1000 Suzuki K7, diciamo molto abbastanza ben preparato dal signor Pasquale Gallo, un gran motorista, bravo, eccetera, eccetera, Quindi i che giapponesi ti hanno fornito il motore di base sì. e poi un meccanico italiano ha fatto l'elaborazione. Elaborazione, tra cui adesso stiamo preparando un 1140 che comunque porterà 40 cavalli in più di questo propulsore qua che già ne ha 200, 196-197, e per l'anno prossimo, il 2020, usciremo con un propulsore di 40 cavalli in più. E la cilindrata comunque rimane tra i 1000 e 1150, che comunque rimane quella lì, Quella classe. quella classe E spiegaci una cosa, l'altra volta parlando tra di noi mi hai spiegato un po' il sistema di iniezione del carburante, quindi una volta c'erano i vecchi carburatori a doppio corpo, sì. quando un motore raggiungeva un certo regime di giri, i carburatori aprivano completamente diciamo, la loro riserva di Sì, benzina. E il il motore andava di più, doppio doppio corpo. corpo, il motore andava di più. Oggi, com'è cambiato questo sistema? Questo sistema è cambiato perché praticamente andando avanti, sì, le nuove generazioni c'è l'iniezione che ha sostituito il carburatore a doppio corpo. Che l'iniezione, questo qui per esempio è un propulsore del 2007, stiamo parlando già di 12 anni fa, è già un propulsore che praticamente ha 8 iniettori. Praticamente la centralina con la centralina Yoshimuro o la centralina sua originale dell'auto o diciamo della moto ti fa aprire i primi 4 iniettori fino a 6.000 giri, dopo da 6.000 giri in su fino a 14 si aprono i quattro iniettori supplementari che praticamente ti dà quella botta, diciamo, in più per arrivare
il tipo il doppio corpo che si usava prima. Ok, quanto pesa la macchina? Questa è una macchina che comunque io ho già tolto 30 kg dalla scocca, tutto in vetro resine, perché comunque ero molto pesante. Questa macchina qua dovrebbe pesare 400 kg. Ok, quindi senza il pilota. 400 kg senza il pilota e abbiamo 200 cavalli di potenza. Sì. E il pilota quanto pesa? Molto, molto. Voglio spiegare invece un problema di salute che ha avuto il signor Angelo. Voi conoscete i muscoli del corpo, quindi nelle gambe noi abbiamo i quadricipiti, sì. Diciamo dietro le braccia abbiamo i tricipiti e poi davanti abbiamo i bicipiti, muscoli molto amati dai culturisti. Ora vi spiego a che punto arriva la passione della corsa del signor Angelo. Lui ha avuto un problema di salute a una delle braccia e spalla, la spalla, e per cui tu hai tutti e due i bicipiti? No. No. Io non ho tutti e due i bicipiti, praticamente il bicipite destro non ce l'ho più, perché comunque io sono stato operato alla spalla e praticamente ho una protesi alla spalla, tutta la spalla con la protesi, però in tutto il contesto, diciamo, riesce ad andare avanti. Riesco ad andare con tanta passione, tanto amore, perché mi piace, perché è la mia vita la macchina da corsa. E la cosa un po' divertente è che invece di avere il bicipite, adesso sul braccio destro hai il monocipite. Però diciamo anche una cosa del chirurgo che ti ha operato, che è un grande chirurgo. Cosa abbiamo scoperto nel momento in cui questo chirurgo ti ha operato? Abbiamo scoperto che, questo chirurgo è una persona, il signor Massimo Scarpini, che saluto molto, da Firenze. E lui, gli piacciono le macchine da corsa, tra cui fa qualche gara con la Porsche 911 in pista. E quindi ti ha detto... Quando mi ha visto, diciamo, in queste condizioni, mi ha detto: senti Angelo, io direi una cosa, fermati un pochettino, però comunque io sono convinto che tu potrai ancora correre e diciamo andare avanti, fare questa passione, questa passione che tu hai, andare avanti. Però in questa cosa ho fatto un aggiornamento alla macchina, cambio al volante, che per me, invece di cambiare con la leva, classica leva, c'ho il cambio al volante, che faccio meno fatica, e vi posso garantire che sono usciti anche i risultati mettendo questa cosa, cambio al volante, eccetera eccetera. Un po' costoso, però alla fine paga, il risultato si ottiene. Adesso facciamo un po' di storia della vettura. Originariamente questa automobile, dove l'hai comprata, quanto l'hai pagata? Allora, io questa vettura qua, praticamente questo telaio qua è stato cambiato quest'anno per motivi che io prima gareggiavo con un VST, un Formula VST, velocità su terra, poi però sempre su asfalto. Poi hanno cambiato i regolamenti e praticamente questa VST non poteva gareggiare più, e ho comprato un telaio a Milano, Formula Monza, con 2000 euro, e praticamente tutta la meccanica della vettura, compreso il motore, tutto, è stato trasportato vicino a questo nuovo telaio. In tubolare di acciaio, e abbiamo detto che contengono anche, in qualche modo, anche se non ho capito come, un po' di fibra di carbonio. Sì, sì. Intrecciato. Quindi la macchina è partita con un acquisto di 8.000 euro in Nord Italia, l'ha riportata giù e l'ha usata inizialmente con una scocca diversa, dopodiché ha cambiato il motore, poi è andato a cambiare avantreno
e retrotreno, poi ha cambiato il cambio, poi ha cambiato due o tre scocche, adesso questa è finalmente la scocca numero 4, cambio di telaio e l'anno prossimo ci sarà cambio di motore, quindi possiamo dire un work in progress, un progetto sempre in divenire, sempre migliorato. Oh. Wow, è partita! Prima l'auto era senza terminale, ve la stiamo montando pezzo pezzo. In precedenza la macchina aveva un asse posteriore fisso, quindi funzionava un poco come un go-kart, invece adesso c'è stato un cambiamento. La macchina smusava perché aveva troppa trazione dietro, quindi il signor Angelo ha montato un asse posteriore autobloccante. In questo momento l'asse è smontato perché sta subendo una taratura. Di 12 kg circa. Di 12 kg circa, mi riferisce il signor Angelo. Pressione benzina. Angelo ci illustra la strumentazione. Pressione benzina, poi i contagini. Qua abbiamo il contamarce, questo qui, 6 marce. 6 marce, sì. Ok. E poi questo è praticamente sarebbe il quello lì che ti fa diciamo la carburazione, che ti indica se la macchina è grassa, magra. Ci sono dei numeri qua che tu durante il percorso devi guardare bene, perché se vai oltre o meno la macchina si può essiccare di benzina, e qua ti dice com'è la situazione, che comunque tu ti puoi anche fermare per non rompere il motore. Benzina 110 ottani. Sì. Qui abbiamo lo stacca batteria per spegnere in caso di emergenza. Qui abbiamo impianto di estinzione, quindi qui c'è l'estintore. Poi abbiamo cintura a 6 punti e poi a completare ovviamente c'è la tuta, il sottocasco, il casco, collare ANS per stare fermi con la testa, quindi ovviamente nulla è lasciato al caso, anche perché prima delle gare i giudici ti fanno un'ispezione. Come no, sono le verifiche tecniche, come dovrebbe essere fatta, sei a posto. Puoi partire. Hai parlato delle gare che hai fatto in circuito, in pista, ma vogliamo spiegare quali sono le gare più tradizionali e più amate qui in costiera amalfitana? Una cosa, diciamo, adesso stiamo toccando un argomento un poco particolare, perché comunque per noi piloti di Agerola è... Non anche sono, di furore, e non sono piloti di Agerola, furore, Conca dei Marini, tutta la costiera amalfitana, tra cui Piemonte, eccetera eccetera. Noi c'era la nostra amatissima Coppa della Primavera, che purtroppo non è stata più, diciamo, come salita portata avanti. Quindi gara in salita, perché comunque all'epoca che io avevo 18 anni, che ho incominciato a correre con la prima mia macchina, la 112 Abarth, ho avuto il piacere e l'onore di fare la mitica salita Amalfi a Gerola. Poi a lungo andare, nel 90-91, non è stata più fatta, perché comunque c'erano cose, purtroppo la strada non era più come... Non era sicura, poi i soliti motivi, turismo, sì. Chiudere la strada costava troppo. Sì, però
abbiamo avuto il piacere pure di questa cosa che hanno il nostro presidente della scuderia Vesuvio, Valentino Acampora, che saluto moltissimo. E lui si è impegnato e si sta impegnando con l'ACI di Salerno e di Napoli di portare avanti o tantomeno di fare questa gara, tantomeno diciamo di, con lo slalom, che è stata fatta per due o tre manifestazioni, e spero anche per il 2020 che verrà di nuovo rifatta questa gara. Abbiamo una macchina leggera, un sì. telaio leggero, una scocca leggera, il motore di una motocicletta. Qual è il modello al quale tu ti sei ispirato per questa combinazione? Qual è, diciamo, la macchina inglese che tu vedi un poco come il tuo unicorno, il tuo sogno proibito? Il mio sogno proibito è la Radical, logicamente. Però la Radical è una macchina, una vettura che comunque, nonostante ciò che so che in Inghilterra addirittura circola in strada, e qua queste autovetture praticamente hanno avuto un grosso riscontro, anzi posso dire che la Radical sta dando filo da torcere ad Osella, eccetera eccetera, che è una cosa che non credevamo. Stiamo parlando comunque di un propulsore 1600, non più 1340, 1600 preparato, sa, veramente è un'autovettura che va forte. E questa Radical è stata soltanto un sogno o l'hai guidata? Io l'ho guidata nel 2012. Quindi l'hai comprata o l'hai affittata? No. Com'è stata la storia? La storia è stata che un mio caro amico dice: Angelo, tu devi fare una gara, perché io prima gareggiavo con un altro tipo di vettura, una 500, la mitica 500 motore sempre moto, e dice: no, tu devi fare una gara con questa macchina. Stiamo parlando del 2012, la Piemonte a Gerola, un'altra gara molto bella che purtroppo non è stata più fatta, sempre per motivi burocratici eccetera eccetera, che io subito ho trovato un approccio bellissimo con la vettura, tecnico, bella. Ma l'hai potuta guidare prima della gara? No. Oppure proprio ci sei salito sopra e hai fatto la gara? Sono salito sopra, ho fatto la gara e la prima manche ho capito com'era la cosa, nonostante ciò avendo la guida a destra, che cioè, capito, è differente dalle nostre autovetture, e niente. E ho trovato, anzi, posso dire che lei ha guidato me sopra, non io a lei. Come si dice, perché di solito dice la macchina che guida a te o tu che guidi la macchina. In quel caso lì lei ha guidato me, perché è una macchina eccellente. Sicuramente quando sei in questi quattro, in questo roll bar con la testa da fuori, è normale che quell'emozione ti dà quell'emozione, quella cosa. Allora, è complicato spiegare le prestazioni di questa macchina secondo gli standard classici, accelerazione da 0 a 100, eccetera, eccetera, ma il signor Angelo ci ha spiegato lui come misura le prestazioni della macchina. In 150 metri di spazio la macchina prende i 160 km orari. 164 finale cambio, perché comunque questo è un cambio che noi abbiamo fatto per lo slalom, non per la pista, e praticamente a noi serve l'accelerazione molto, da un birillo all'altra postazione di birilli, quella è. Quindi un'accelerazione bruciante, massima sì. risposta. Sì. Ciao ragazzi, a più tardi. Siamo di nuovo di fronte al ristorante di famiglia e qui siamo in cima ad Agerola
è l'ultima parte della salita di cui parlava il signor Angelo da Amalfi ad Agerola. Io vi voglio spiegare che, essendo appassionato di bici, noi facciamo questa salita insieme a Vincenzo, il fratello di Andrea, e in bici noi abbiamo una fascia cardio che è il nostro contagiri, quindi la velocità la misuriamo con la media dei chilometri orari, ma misuriamo anche i battiti del nostro cuore, e io al massimo, proprio schiattato in corpo, come si dice, su questa salita sono arrivato a 172 battiti del cuore a minuto. Non vogliamo assolutamente fare pubblicità al ristorante, qui si mangia malissimo, non venite a mangiare qui, ma venite qui se volete parlare di auto e di scooter, vi sedete, vi bevete una birra, un bicchiere di vino e vi divertite a parlare con Angelo, con Vincenzo e con Andrea.